anche il piano Italia Cashless, che partirà già da dicembre. È un'ulteriore spinta alla modernizzazione del Paese per rendere il nostro sistema più digitale, più veloce, più trasparente, con vantaggi per i consumatori e anche per i commercianti. In particolare, il programma Cashback consentirà ovviamente a tutti gli acquirenti che utilizzano le carte, qualsiasi tipo di carta, le app, che scaricano delle app per i pagamenti, rimborsi sino al 10% degli acquisti effettuati, con un super cashback che attribuirà sino a 3.000 euro per chi usa maggiormente la carta, oltre che lotteria degli scontrini. La filosofia è molto chiara, è una strategia improntata a incentivi e vantaggi economici per chi ricorre a queste forme di pagamento digitalizzate. Il sito di Rai News ci informa con perizia e precisione che sta per arrivare l'euro digitale. Così titola Rai News: Lagarde, la BCE guarda seriamente a introduzione euro digitale. La presidente della BCE è intervenuta al Fondo Monetario Internazionale spiegando che l'evoluzione digitale dei pagamenti ricade nell'ambito di un'azione di una banca centrale. La BCE sta guardando seriamente a un euro digitale, lo afferma la presidente della BCE, Christine Lagarde, intervenendo a un incontro del Fondo Monetario Internazionale, spiega Rai News. La pandemia ha cambiato la natura delle attività domestiche, il lavoro così com'era sarà differente, è cambiata la modalità con cui facciamo shopping e con cui paghiamo, spiega Lagarde. I pagamenti digitali sono aumentati significativamente. In Italia e in Germania c'è un significativo cambiamento. In sostanza, preparatevi, come già vi dicevo, la pandemia è l'alibi che serve a potenziare le tendenze della globalizzazione turbocapitalistica, e tra queste c'è la sparizione, la cancellazione del denaro contante sostituito dal denaro digitale. Adesso sta per arrivare appunto l'euro digitale, voluto dai bancocrati di Bruxelles, dagli euroinomani delle brume di Bruxelles, i quali vogliono sostituire il denaro contante che avete nelle vostre tasche, che non è tracciato, che non è gestito da loro. Lo vogliono sostituire con la moneta digitale che avranno loro nelle loro banche, come oggi vi chiudono il profilo Facebook se siete inopportuni ai loro riguardi, domani vi chiuderanno il conto in banca ugualmente, e soprattutto faranno tasse e tasselle su ogni vostra operazione, perché vivono di usura bancaria i signori apolidi della finanza. Ecco quindi che il colpo mortifero sta per essere assestato. L'euro digitale significa sparizione del contante, significa che sarete ancora più schiavi, sarete i loro schiavi ideali. Ed è lì che si avverò la profezia biblica, Apocalisse 13 e 16 meno 18 16, faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte. 17 E che nessuno poteva comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. Essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è 666, 666, questa volta come finisce? In questa guerra totale ai popoli, l'Italia è il bersaglio numero uno. Sia per il fatto di essere la culla della nascita della doppia partita, della cambiale e della banca, avremmo tutti gli strumenti per uscire da questa matrice monetaria, sia per il fatto di essere la culla del cristianesimo, religione che l'elita ha preso di mira perché un vero cristiano, che sia credente, praticante o semplicemente di cultura cristiana, mai si lascerebbe mettere il microchip sotto pelle per Popei. Gli troppi il bebbe marchio della bestia. Non si spiega altrimenti questo accanimento contro le onoranze funebri, la chiusura delle chiese, la sospensione delle messe e questo obbligo generalizzato alla cremazione. Eppure è proprio questo che il Deep State del mondo esi in mente. E a tal proposito, recentemente, il 26 marzo 2020, è stato pubblicato un brevetto dalla Microsoft Technology Licensing LLC Washington all'ufficio dei brevetti statunitensi, dossier presentato il 20 giugno 2019, così intitolato:
An sistema di CRIPTOVAL utilizzando i dati di attività dell'organismo FR System de CRYPTOMONNAE UTILISNT DES DON D'ACTIVITE CORPOR ELL una criptovaluta che utilizza i dati delle attività corporee. Si tratta di un sistema di mining che invece di utilizzare le capacità computazionali di una macchina utilizza il lavoro del corpo umano come sottostante per creare la moneta. L'attività del corpo umano associata a un compito fornito ad un utente può essere utilizzata in un processo di mining di una criptovaluta. Un server può fornire un compito al dispositivo di un utente ad esso collegato per comunicare. Un sensore collegato o incluso nel dispositivo dell'utente può rilevare l'attività corporea dell'utente. I dati relativi all'attività corporea possono essere generati in base all'attività corporea rilevata dall'utente. Il sistema di criptovaluta della presente invenzione, che è collegato per comunicare con il dispositivo dell'utente, può verificare se i dati di attività corporea dell'utente soddisfano una o più condizioni definite dal sistema, premiando l'utente i cui attività corporea siano stati verificati con un premio in criptovaluta. Si tratta in altre parole di assegnare dei compiti al capo di bestiame che nel corso della loro esecuzione verranno controllati da un dispositivo con sensore che ne misurerà i parametri corporali. CFR. Qua riceveranno in premio la cripto solo se avranno effettuato il lavoro. Si tratta di sostituire le attività computazionali delle macchine per il mining con le attività umane corporee associate a un compito assegnato a un utente in un sistema di moneta digitale. Il mining, letteralmente minare, è quel processo grazie al quale vengono creati nuovi bitcoin e criptomonete e le transazioni vengono trasferite in rete. Si tratta di un sistema di calcolo che normalmente richiede macchine estremamente efficienti per risolvere problemi di algoritmi che consentano la proof of work, cioè il collaudo del lavoro di calcolo e l'autorizzazione della transazione. Nella descrizione dell'invenzione brevettata, la rilevazione dei dati corporei viene vantato come un metodo efficace per sostituire il costoso processo di mining con l'attività fisica dell'utente. Molto più economico, vuoi mettere? In altre parole, è come avere un guinzaglio a sensore che verifica se il nostro corpo sta lavorando. O come essere una mucca con uno spremilatte attaccato alla mammella. Il sistema del bastone e della carota raffinato con la tecnologia dei sensori e del digitale applicato al bestiame umano. E cosa si intende per lavoro e attività corporea? Solo un esempio. Un'onda cerebrale o il calore del corpo emesso dall'utente quando effettua il compito richiesto da un fornitore di informazione o di servizi. Come ad esempio guardare una pubblicità o utilizzare alcuni servizi internet. In un paragrafo della descrizione si illustra che cosa si intende per attività corporea dell'utente. L'attività corporea può includere, ad esempio, in modo non esauriente, una radiazione emessa dal corpo umano, le attività cerebrali, i flussi umorali corporei, ad esempio, il sangue. L'attività o il movimento di un organo, il movimento fisico o qualsiasi altra attività che può essere rilevata e rappresentata per immagini, onde, segnali, testi, numeri, gradi o in qualsiasi altra forma di informazione o dato. E poi, vi è la descrizione delle onde cerebrali in uno scenario spaventoso che lascia immaginare situazioni di condizionamento del pensiero totale. Esempi di radiazione corporea emessa da un corpo umano può includere calore radiante del corpo, la pulsazione o l'onda cerebrale. Le onde cerebrali comprendono, ad esempio, in modo non esauriente, le onde gamma coinvolte per l'apprendimento o compiti mnemonici, le onde beta coinvolte nel pensiero logico e o nel pensiero cosciente.
I. Le onde alfa che possono essere connesse ai pensieri del subconscio. I. V. Le onde teta che possono essere collegate a pensieri che comportano emozioni crude e profonde. V. Le onde delta che possono essere coinvolte nel sonno o nel rilassamento profondo. E. V. L'elettroencefalogramma EEG che può essere misurato per valutare l'attività elettrica del cervello come nel caso di concentrazione profonda. Per dire, in questo sistema si può costringere l'utente, condizionandolo con il premio, qualsiasi tipo di comportamento cerebrale, anche inconscio o emotivo. In un tecnologico sistema di lavaggio e condizionamento del cervello, e continua nello scenario di controllo totale, esempi di movimento corporeo possono comprendere la rotazione degli occhi, i movimenti facciali o di qualsiasi altro movimento muscolare. Inoltre l'attività cerebrale può essere rilevata utilizzando fMRI, che misura l'attività cerebrale rilevandone i cambiamenti associati al flusso sanguigno. Questa tecnica si basa sul fatto che il flusso sanguigno cerebrale e l'attività neuronale sono connessi. Quando un'area del cervello è attiva, il flusso sanguigno in quell'area aumenta. Un vero e proprio sistema di spionaggio e di condizionamento del pensiero attraverso un sensore che sarà inserito in uno smart, in un PC, in un tablet o in qualsiasi altro dispositivo di archiviazione di memoria come un microchip sotto pelle. Microsoft, la società di Bill Gates che controlla l'OMS e l'associazione Gavi, alleanza dei vaccini e che sta preparando il mondo all'idea di vaccinare 7 miliardi di persone, magari con cerotti a inchiostro speciale che hanno speciali sensori, ha finanziato anche la simulazione della pandemia organizzata dalla Bloomberg Johns Hopkins School of Public Health a ottobre del 2019. Da quando è nata la moneta? La guerra è sempre stata un pretesto per fare quel reset tabula rasa che non si fa più dai tempi dei babilonesi, il giubileo del debito come occasione per cancellare crediti morosi. E grazie al bottino, ripartire con il debito dei paesi invasi a vantaggio degli invasori. Questa è una guerra non convenzionale che il Deep State mondiale ha dichiarato contro l'umanità per traghettarla verso la moneta digitale microchip, di cui l'app Immuni è solo un antipasto. Bill Gates ha dichiarato in questi giorni che nella fase 2 per poter circolare dovremmo essere muniti di un certificato vaccinale, quindi nel frattempo i vari emissari di Bill Gates in Italia, membri della task force, Di Maio e ci ripetono come pappagalli che non ritorneremo alla normalità completa senza un vaccino e che nel frattempo dobbiamo abituarci a essere completamente rintracciabili. Il metodo di governo è il ricatto, la minaccia e la violenza. Il ricatto della fame a un paese rinchiuso in casa, con le attività sospese per il 90% e contrariamente agli altri paesi, non risarcito. Ci dicono che l'app è volontaria, ma poi ci dicono che senza di essa non possiamo circolare. E così sarà per l'imposizione della cripto basata sulle attività corporee, se non lavori non sei premiato e quindi non mangi. Chi ha depositato il brevetto e gli ha assegnato un numero, vuoi per umorismo vuoi per cabala, ha posto proprio il numero 060606.